Io mi chiamo Dal Cero Giuseppe e sono appunto intervistato proprio per la storia di Colonia. Dunque, i miei rapporti con Colonia sono questi. Io nel 1974, con un gruppo di colognesi e bresanesi, con presidente il professor Bruno Brizzolari, viene fuori un comitato per curare la parte storica e artistica di Colonia. Tra le prime attività è la edizione, riedizione dei volumi di Giulio Cardo 1896-1898, i due volumi su Colonia e il mandamento, e l'altro sulla storia di Colonia, volume che viene pubblicato nel 1975. Questo comitato, tra l'altro, a un certo momento si interessa anche del Museo Storico di Colonia, fondato nel 1896 in occasione dei lavori di scavo a Valdaria per la deviazione del fiume Guà, quando appunto viene rinvenuta una necropoli con oggetti relativi alla civiltà paleoveneta, che sono importantissimi. In particolare, da questa necropoli provengono due oggetti che sono unici: la placca del cinturone e la fibula con le tre scimmiette. Il museo, purtroppo, fondato nel 1996, dagli anni, nel dopoguerra, viene abbandonato e diciamo anche veramente trascurato, tanto che il museo, che era ospitato sopra la loggia di Umberto I a Colonia, aveva dei problemi molto grossi, era crollato il soffitto, avevano tolto e tagliato i fili della corrente elettrica per evitare incendi, per di più a un certo momento il tetto caduto permetteva ai piccioni di lasciare i loro escrementi, tanto che nel 1975 la professoressa Giulia Fogolari, che è il sovrintendente delle Tre Venezie per l'archeologia, viene a Colonia per vedere le condizioni di questi oggetti che ho nominato prima, accompagnata dal vice sindaco Iginio Brusini e da chi vi parla. A un certo momento entra e trova che cosa? Che tutto il materiale, le vetrine sono coperte da questo guano, tanto che questa signora esclama: se io avessi il potere porterei via tutto. Perché? Perché per legge gli oggetti scoperti prima del Novecento sono tuttora proprietà del comune. Allora, a un certo momento questi oggetti non vengono presentati alla mostra di Verona, Verona 3000 anni fa, svolta nel 1976, per il motivo che a un certo momento non furono prestati, tanto che il catalogo, fatto molto bello, presenta solo disegni e delle fotografie in deposito alla soprintendenza. Da lì nasce una reazione, una reazione del gruppo della cultura, e io, uno di quelli che a un certo momento curavo il territorio a livello archeologico, a un certo momento reagiscono e obbligano l'amministrazione comunale ad attivare quel museo. Nel 1978 finalmente il museo viene aperto al pubblico e lì vengono esposti i materiali della vecchia collezione, non tutti, perché purtroppo la ricerca nel reinventare gli oggetti del museo avevamo scoperto che purtroppo le migliaia di monete romane e della Repubblica Veneta e altri oggetti erano scomparsi, anfore romane, tutto questo. Però nell'apertura appunto del 78 vengono esposti alcuni oggetti che furono recuperati durante i lavori agricoli, eccetera, che veniva dal territorio dell'antico colognese, non solo cioè
territorio del comune di Corogna, ma di Persana, dei comuni di Roveredo di Guà, Zimella, Veronella e diciamo una parte anche di Albaredo. L'attività archeologica si intraprende anche perché finalmente a Verona riesce ad avere una sede staccata, l'ufficio della soprintendenza ai beni archeologici, e lì c'è anche un funzionario, il dottor Luciano Salzani, che viene coinvolto anche per la nostra zona. Allora, il museo finalmente intraprende l'attività e continua, diciamo, la ricerca nel territorio. Avviene una cosa molto strana. Io appartengo a una famiglia di agricoltori, sì, d'accordo che avevo studiato eccetera, però a un certo momento succede che il direttore, che era il mio padre, è morto improvvisamente. Allora i miei fratelli mi dicono: abbandona tutto insegnamento, tutto quanto, e vieni con noi perché abbiamo bisogno, perché avevano macchine meccaniche agrarie come mietitrebbe eccetera, per cui lavoravano con operai eccetera su tutto il territorio del Corognese. E lì era il tempo in cui l'agricoltura si dota di mezzi meccanici più potenti, per cui a un certo momento le arature vanno a intaccare strati archeologici molto superficiali, e da lì si cominciava a conoscere il territorio veramente. E da lì a un certo momento cominciamo a lavorare con la parte topografica, grazie alla collaborazione di alcune persone che ci procurano planimetrie e cose di questo genere. Succede che il Museo di Corogna Veneta, diciamo, ha una certa importanza, però il materiale non è possibile esporlo in quel museo perché era uno stanzone e quindi era abbastanza piccolo. Nel 1981 succede una cosa che aspetta, come si chiama? Adesso non ricordo più il nome, vediamo, dopo poi cancellerete. Vincendo la mostra di in Umbria, adesso non mi viene in mente, a Narni, nella cittadina di Narni c'è stata una mostra di restauri e cose di questo genere. E in questa mostra un incendio fa morire appunto 31 persone, per cui il presidente Pertini allora della Repubblica emana una legge che a un certo momento tutti gli edifici adibiti a museo che non hanno la doppia scalinata e i motivi tutti di sicurezza, quelli che sono sprovvisti vengono chiusi, tra questi ricade anche il Museo di Corogna. Da lì inizia allora un altro discorso con l'amministrazione, e grazie al sindaco Ferdinando Fin, deliberano di portare la nuova sede del museo nel palazzo del Monte di Pietà, che si trova in Piazza Duomo, in quanto insufficiente quel palazzo che stavano restaurando, era stato deliberato di trasformarlo in nuova sede municipale, però era troppo ristretto perché le sale sono esattamente 6. Per cui a un certo momento cambiavano parere, per cui avevano detto lì il Palazzo della Cultura, al primo piano va la biblioteca e al secondo piano va il museo. E lì appunto nel 1990 il museo viene aperto, naturalmente arricchito di moltissime scoperte, fra le altre c'è la necropoli di Desmontà, che ha dato delle cose uniche. Vale a dire, la coppia di Schinieri è una necropoli che grosso modo presenta oggetti dall'XI al IX secolo avanti Cristo, quindi proto-veneti, diciamo villanoviani, e naturalmente altri scavi e ricerche fatte sul territorio e recuperi occasionali quando scavavano per costruire
qualche edificio, lì si incontravano oggetti. Tra questi, appunto, oggetti, oltre la necropoli di Desmonta, viene intanto scoperto l'abitato di Baldaria e anche la necropoli di Baldaria, e per di più a un certo momento si trovano anche altre situazioni importanti. Tra queste, una necropoli celtica che una necropoli celtica che ha dato una fibula, che è un unicum, qua dice appunto Daniele Vitali, massimo studioso della civiltà celtica, è ancora unica attualmente in tutta Europa, perché rappresenta la figura umana di un uomo con i grandi baffi, con uno strano copricapo. E inoltre questa necropoli ha dato anche degli oggetti in oro, soprattutto orecchini, che sono depositati presso la soprintendenza ai beni archeologici della sede di Verona. Naturalmente si intraprendono scavi d'accordo con la soprintendenza e finanziati con i contributi regionali, e il museo si ingrandisce notevolmente, tanto che a un certo momento, nel 1995, io propongo all'amministrazione comunale di aprire i sotterranei della Rocca Scaligera, quelli entrando dal campanile, e lì facciamo un deposito di materiali. Naturalmente si tratta di elementi di acquedotto romano in pietra tenera, oppure altri in trachite e uranea. Sono dei tombini molto pesanti e elementi appunto che vengono scoperti nella campagna, e quelli che sono esposti in museo provengono per esempio dalla Desmonta, anche quelli, e arricchiamo il museo di altri oggetti. Nel frattempo succede anche che un privato a Sant'Andrea sta mettendo sta recuperando una casa antica, e sotto lo scialbo vengono alla luce degli affreschi, e gli affreschi sono stati recuperati e portati, poi una volta restaurati, esposti al museo, e nel museo appunto si trovano tuttora.